sono talmente abituato a mangiare merda che l'odore si confonde con il resto della casa. Giovanni Savata, 30 anni, disoccupato. Nato in una fogna simile a questa da una moglie morta durante il parto, figlio unico di una famiglia povera, adottato da una famiglia palermitana all'età di 3 mesi. Una famiglia ancora più povera. E io vi sembro cinese. Ah, ma ditemi che vi sembro cinese. Perché la maggior parte della gente che mi incontra per strada per la prima volta pensa che io sia cinese. Cinese. Cinese sta minchia. Sapete qual è la differenza che c'è da un cinese e un coreano? È la stessa differenza che c'è da un italiano e un albanese. Nulla di male contro gli albanesi, ma provate voi ad andare da un vostro amico italiano e dire che assomiglia a un albanese. Dai, provate, provate. Era di sfatare questa minchia di mito per cui cinesi, coreani, giapponesi si assomigliano tutti. Giovanni, Giovanni, i soldi non fanno la felicità. Diceva sempre mio padre. Lui fece la guerra, fece. È morto dopo aver scopato con mia madre. E lei è morta dopo avermi partorito. E io sono morto poco dopo essere venuto al mondo. Ma io le femmine le amo, Quando ho conosciuto questa donna, ero indeciso se ucciderla e portarla con me, o lasciarla vivere sotto il cielo spossato, eccetera, eccetera. Beh, alla fine ho deciso di ucciderla con me, tanto gira e rigira, tutti alla fine dobbiamo morire, no? Sapete perché uno nella vita si annoia? Perché sa di poter fare qualcos'altro ma non ne ha voglia, e così si annoia. Se invece sapesse di non poter fare nient'altro, beh, allora sarebbe orgoglioso di oziare, ne sarebbe entusiasta. Su, muta devi stare, muta. Sapete perché sono diventato così? Perché quando io esco da questa casa, quando metto piede fuori da quella minchia di porta, sono gli altri che mi prendono a calci. E io sono un animo sensibile, e così divento suscettibile, facilmente irritabile. E quando torno a casa mi devo sfogare con qualcuno. Fortunatamente lei è morta. Ringraziamenti soffrirebbe, io non voglio che lei soffra. Lei è il mio grande amore, lei è l'amore della mia vita, lei è la mia puttana. No, ma che avete capito? Non puttana in quel senso là, puttana nel senso che si prostituisce con me, a titolo gratuito si intende. Noi adesso faremo un figlio, così, tanto per fare qualcosa, tanto per farlo vivere male in questa società di merda. Simone! Simone! Simone, dove sei, piccolito mio? Simone! Oh, eccolo qua, Simone! Vieni qua, Simone, da papà tuo, vieni qua! Lo sai, Simone, tu nascerai in questa casa, nascerai... Sì, perché papà tuo e mamma tua non ti faranno nascere in uno di quegli ospedali puzzolenti, pieni di casino, pieni di gente! T'ho detto, devi stare giù! Bazzacca, giù, muta devi stare! Muta devi stare! Che c'è? Che c'è? Sta sanguinando! Sta sanguinando! E dov'è il fazzoletto, amore? Dov'è l'annato fazzoletto che ti ho regalato, amore? E chi è Caio? E che minchia è Caio? No, stai attenta, amore, che se io scopro che tu mi metti le corna, qui faccio un casino, Faccio saltare il mondo se tu mi mai cornuta, hai capito? Perché altrimenti, amore, io vieni, vieni, amore, ti faccio vedere. Vieni qua, vieni, vieni, vieni. Sì, amore, così, vieni, amore. Sapete qual è il segreto, Lo potete sapere. Il segreto è non avere mai orgasmi. Mai. Perché altrimenti io potrei sentirmi indifeso, schiacciato sotto il peso della società. E sapete perché non mi sono ancora ucciso, Perché io in questa casa sono come un guerriero. Io sono sempre duro, io ho sempre voglia, io do ordini! E la mia battaglia non la perderò mai. Giovanni Savata, 100 anni. Figlio di nessuno, figlio di questa minchia di società. Fondamentalmente, un'anima buona.